Ciao amici, grazie per aver aperto questo video. Come avete letto dal titolo e dallo schermo in bianco e nero, oggi torno con un video low cost versus high end e devo dire che sono molto soddisfatto di quello che ho fatto. Non è perfetto il make up, ma mi piace la forma, l'inspo, i colori. Sinceramente spero che apprezziate tutto. Il tutto è stato scelto meticolosamente, quindi hashtag ti faccio risparmiare. Se questa tipologia di video vi piace, lasciate un like, così continuerò a farla, perché trovo che sia sempre molto interessante. Chiaramente questo è un video indicativo, ovviamente bisogna vedere sempre la durata del prodotto sul viso, non l'aspetto. Io vi dico, ora vi metto a colori e prima che inizi il video stoppate, guardatemi, vedete un po' che situazione ho realizzato. E quello che vi chiedo di fare, come al solito, è stoppate il video, scegliete qual è il vostro lato e quindi mi scrivete alla mia destra costosi, alla mia sinistra low cost, alla mia destra low cost, alla mia sinistra costosi, mi sto rincoglionendo. Così guarderò nei commenti e capirò, prima che inizierà il tutorial che arriva fra poco, chi effettivamente ha lo sguardo sopraffino e un po' più allenato, che non vuol dire niente anche se non azzeccate. Io per dire a volte non azzeccherei. Comunque questo è quanto. See you in 1, 2, 3. Benissimo, direi che possiamo iniziare. Chissà se indovinerete, decido che da questo lato vado con la palette di Catrice, la Metaverse, no, la Metaface, ma che cacchio dico? E da quest'altro vado con la secolare Sequoia, nei secoli dei secoli per sempre sepolta, Mercury Retrograde di Huda Beauty. Io penso che come intenzioni lei stessa sa come qualità, perché la Mercury, raga, per me è una palette iconica nel suo genere. Come primo colore vado a prendere questo rosa rosa, non diciamo sciocchezze, e lo vado a tamponare su tutto il mio occhio. E vi devo dire, pensavo fosse invisibile, invece qualcosa si vede. Molto asciutto, come texture. Si vede un po' il segnaccio della pelle, perché, se vi devo dire, ha un po' di perla. Io non capisco sinceramente perché fanno questi colori opachi con la satinatura. Cioè, questa è proprio una cosa che sfugge alla mia mente stupida, ma non posso fare a farcela perché non capisco. Adesso prendo quest'altro colore più scuro, che anche lui è uno shimmer, e vado a fare la struttura. Volevo fare una roba un po' grafichina, ma lasciamo un po' stare perché questo è shimmer, quindi la perla con la luce sembra sempre storta se non è dritta, cioè se la luce non cade bene, quindi è un po' complicato. Allora inizio a fare così, e purtroppo secondo me questa palette manca di completezza proprio per questo colore, cioè non me lo puoi fare metallizzato, semplicemente non puoi. Sempre con questo colore, ma con questo pennello che vi consiglio, Smoky Blending 225 di Jessop, vado ad applicarlo in maniera un po' più intensa e grossolana e inizio a sfumarlo tutto verso l'interno del mio occhio. Capito? Da capio? È tutto shimmer, raga, questa roba qui opaca, vi faccio vedere quella Mercury, è mille volte più bella. Però, proprio per non fare satanasso contrario, devo dire che si sfuma bene, nonostante sia un shimmer scuro satinato, neanche proprio shimmer. Comunque vedete, per questi lavori si sfuma bene, ha una buona pigmentazione. So, why not? Ora ripasso un po' questo, una roba che ovviamente non sceglierei mai. Raga, andiamo creativi, cioè creativi. Prendo il Tiffany. No, vabbè, dai, facciamola grossa. Prendo il Tiffany e inizio a inserirlo qui, tamponandolo. Lo connetto con l'ombretto di prima, cercando di sfumarne leggermente i bordi, senza stare troppo ad attaccarlo, cioè a grattarlo, diciamo, perché perderebbe di intensità. Questo è un colore che va applicato così e basta. Non è formulato da Dio, devo essere sincero. Non so neanche se l'ho mai usata su
So che l'ho fatta su TikTok questa parte qua, ma su YouTube non mi ricordo. E poi, così chiudiamo il cinemino, prendo, la vi dico, questo qua è un colore molto interessante, ma è una base, cioè è grassosa. Mi piacerebbe inserirlo qui, però a questo punto vado a prendere quello a fianco più lui. Quindi faccio un misto fra questo e questo con questo pennellino in tingua nel bianco, poi prendo l'altro colore e provo a fare questa schifo. No, no. Proprio una schifo, come stavo dicendo. No, 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 no. Per carità del Signore, absolutely not. No, 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 no. Prendo un po' di cipria solo e vado a fissare questa zona. Tac, 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 così. Spoiler della cipria. Vedi, una cosa un po' cattiva. Andiamo ora con la Mercury. Posso dire che comunque mi sta simpatico questo make-up. E prendo this one, forse con un pizzico anche di questo, perché quello non era proprio lilla. E inizio a... Esatto, questo è, vabbè, secondo me più pigmentato. Cioè, allora, cercherò di dire poco sulla Mercury, perché è veramente una delle mie palette prefe. Quindi non vorrei essere poco di parte, anche se provo. Poi prendo questo colore qua, scuro, e inizio a creare la struttura del mio make-up, che provo a fare uguale anche da questo lato. Qui abbiamo un colore opaco. Mi ricordo che le persone avevano molto problema, molto problema, molti problemi con questo colore. Io ho trovato che il modo migliore di utilizzarlo fosse applicarlo prima di tutto e picchiettandolo. Questo è quello che ho visto funzionare per me. Ora ho sbagliato l'angolazione. Amici, così è. Questi make-up, finché non li finisci, sembrano orrendi. E poi, qui vedrete la differenza delle mie palpebre. Tendenzialmente qui, perché deve andare sopra e quindi facciamo così e poi mi regolo, che ho fatto lo sketch perché quest'occhio è un po' diverso dall'altro. E poi a sfumare questi pennelli appena di gesso, ragazzi, ne ho uno doppio, sono veramente veramente comodi, cioè mi stanno piacendo tantissimo. Vedete che inizia poi a venire la struttura. Bisogna solo fidarsi delle geometrie, cosa che proprio, guarda, io anche no. E vado proprio accarezzando il pigmento così. Questo pennello è troppo figo. 2, 2,5, perché è a penna ma vi permette di avere la morbidezza di Lindor o Lenore. Qui cala, quindi lo sfumo ancora un po'. Farli uguali, cazzo. Poi tirare con residuo. Ovviamente abbiate con voi sempre una pinzetta per le sopracciglia, perché indovinate, devo fare le sopracciglia. Questo non cambia mai. Ah, tampono, spingo. Sono due colori totalmente diversi comunque e penso che si veda la differenza. Ora, questo è assolutamente un viola freddo con una contaminazione di grigio e blu, un po' tendente al melanzana, mentre l'altro è quasi un borgogna. E poi prendo il Tiffany della palette di Ude, faccio lo stesso servizio che ho fatto di qua e vabbè, qui ragazzi abbiamo un'intensità diversa, immediatamente evidente. E poi se posso dire, questo colore nella palette di Huda ha più percentuale di bianco, quindi sebbene ossidi un po' dopo l'applicazione, mi ricordo questo, poi adesso vediamo. Comunque è bello spinto, è assolutamente molto bello e stupendo, mi verrebbe da dire quasi. E poi finisco di fare il servizio che volevo fare di lì con l'ombretto Supermoon, quindi andare a dargli un effetto bagnato 3D e lo picchietto in questa zona qua. Ma in generale Supermoon è un ombretto molto brillante.
calcolando che questa palette è più vecchia di noi, raga, cioè ce l'ho, cioè appena è uscita, tipo 2018-19, l'ho comprata. Duole dirlo, ma Huda in questa palette ha il color cipria, quindi uso il color cipria e vado a tamponarlo qui e creo un po' di punto luce. Andiamo con il mascara, da questo lato uso I Love Extreme di Essence e da quest'altro uso One Coat Wow di Huda Beauty. Mantengo sempre Huda Essence perché hanno più o meno la stessa tonalità di pack e la stessa presenza di prodotto nello scovolo. Huda, ragazzi, vi posso dire che la formula si è seccata attorno al bordo del tappo, quindi sono caduti dei pezzi. Come al solito scarico moltissimo il prodotto perché quello di Huda si chiama una sola passata perché letteralmente applica mezza boccetta di mascara per quanto ne prelevano le setole. Quello sicuramente, questo scovolino è un'arma vincente. Elastomero poi, quindi anche un buon potere pettinante, solo che bisogna stare un po' attenti perché è un attimo che si fanno i grumi, che forse è quello che voleva, fare subito grumi così da struttura e la gente dice yes, mi fermo una passata, che volumizzante. Ok, questo, e questo è l'effetto di Huda. Preferisco Essence. Per quanto riguarda i primer, andiamo con Catrice e Charlotte Tilbury utilizzando il classico Situa Soft Glam Filter Fluid di Catrice, che devo dire è un prodotto che a me è piaciuto moltissimo e a parte l'odorino continuo ad amare per l'effetto glow, e dall'altro lato uso Charlotte Tilbury l'Hollywood Flawless Filter. Basta, ammetto l'oro, vado a sfumare Catrice con Jessup. Leggermente tonalizzo e illumino. Adesso sfumo in 2 secondi e vado con Charlotte utilizzando Nabla. Charlotte ha una perla molto un po' più omogenea, un po' più tondeggiante, ma sono tutti e due bellissimi. Se vi piace quel tipo di finish, very cute. Per quanto riguarda i fondotinta, oggi voglio fare un experiment, come cavolo si dice, e uso Max Factor Face Finity All Day Flawless con Low Hours di Yves Saint Laurent con SPF 39 e li applico. Inizio da Max Factor, che è un prodotto che mi avete scritto esistere già da un botto, ma io l'ho scoperto proprio da pochissimo, quindi non si finisce mai di imparare. E devo dire che mi piace molto, lo trovo anche sufficientemente coprente, ma non pastoso. Ah, rido, quello non era il pennello di Jessup, ma era il pennello di Rare Beauty. Vedete come ci si confundus. E questo è quello di Jessup, vado a picchiettare il fondotinta. Poi voglio sapere, ragazzi, per ogni step se lo avete, se avete voglia ovviamente, perché mi rendo conto che commentare spesso è una rottura. Qual è il vostro step preferito? Cioè, tipo, sto applicando il fondo, qual è quello che preferite fra i due fondi? Idem per le palette. Io vi do comunque le mie opinioni perché è anche un buon momento per fare una maxi, tipo rece a posteriori, anche perché non sono first impressions. Carina questa applicazione con le strisciate, che ne pensate? Cioè, si calibra molto il prodotto. Allora, io penso che Max Factor sia più o meno la tonalità giusta. Yves Saint Laurent ha sempre avuto un colore leggermente più chiaro, LC6, ma comunque profuma tantissimo questo fondotinta, ve lo dico sempre. Comunque penso che uno riesce a lavorarlo easily. Quello che faccio io è faccio le strisciate, poi col pennello sporco tutte le setole col fondotinta e vado a sfumare. Questo è un ottimo fondotinta, se avete la pelle mista, per la mia ovviamente esperienza, super long lasting, molto sottile e soft matte, truly soft matte, quindi non mi secca. Sicuramente ho su un fondotinta per pelli miste, quindi non un fondotinta idratante, però veramente molto 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 efficace come prodotto, mi piace tantissimo e è molto fondente con la pelle. Cioè, tipo tra i due vedo un po' di più Max Factor, ma non muore nessuna, ecco. Cioè, qui arrivano delle battaglie interessanti. Bronzer Elf contro Charlotte. Io qui devo essere un po' unpopular, ragazzi. A parte che non so se ho azzeccato il colore di Elf, perché li ho tutti e quindi devo. No, forse questo è un po' chiaro. Comunque, vabbè, dica. Non hanno proprio il dupe del colore. Questo è quello che intendo. Questo è un po' chiaro e un po' verde. Però
devo dire la verità, Elsa è più pigmentato. E lo sfumo con lo stesso pennello del fondotinta. Guardate l'intensità del prodotto. Cioè, è molto pigmentato. Quindi bastava anche applicarne poco. Comunque io lo tengo a livello di pigmentazione, così mi va bene. Perché comunque poi devo usare il correttore, blush e ok. Facciamo una base simpatica oggi, anche perché il make-up c'è. Dall'altro lato andiamo con Charlotte. Leggermente verde il colore di prima, eh? Questa è Carlotta. E più o meno provo ad applicarne la stessa quantità. Anche se non un buon odorino. Chissà che è succo. E poi vado a sfumarlo. A me piace molto questo prodotto di Charlotte. È molto bello. L'unica cosa che io vi avviso sempre, proprio a livello di concept, Charlotte come brand ha i finish extra, extra naturali. Quindi ovviamente spendete la marca, spendete il packaging, eccetera. Ammesso, ripeto, che è uno dei miei brand preferiti, quindi io personalmente non mi lamento, insomma, mi va bene. Però, ecco, il finish è molto leggero, quindi se vi aspettate di spendere 50 euro e fare voodoo boom, no. Ragazzi, Elf contro Rare. Facciamo che io non dico niente, vi dico solo di stare attenti alle mie storie, perché avrei una... potrei comunicarvi una cosa molto simpatica su questi blush, quindi uso. Suave Mauve contro Hope, amici miei. Che ve posso dire? Ma non dirò niente, non dirò nulla. Vi farò parlare. E Hope, sì. Me lo ricordavo più scuro. Sto utilizzando un pennello di un set che mi hanno mandato di Emanuela Biffoli, che non conoscevo, ma devo dire che è un pennello veramente stupange. Sumo, che qui ragazzi, fra Elf, Rare, Huda, Fenty, non si capisca più un cacchio. Bruciacchiato Malva, un po' più vitale però. Come concealer da questo lato utilizzo il Bare With Me di NYX, trovate poi, se vi dovesse interessare, tutti i link in info box. Con, se trovo magari un po' i prodotti scontati, e applico la tonalità beige. Comunque raga, veramente Jessup mi ha mandato questi set, anche Smoky Shader 242. Wow, che bello. Ok, cazzarola. Inizio ad applicarlo in questo modo. Mi muovo il pennello di Emanuela Biffoli e lo vado a sfumare. E il correttore Bare With Me di NYX, ragazzi, sapete che io non le mando a dire in generale, ma questo correttore è incredibile. Nonostante sia passato boh 2 anni, quando cacchio era, stupendo veramente. E da questo lato vado ad applicare Kylie. E lo metto qui, un po' qui. Ho fatto un po' qui. E uso questo, tra l'altro non lo trovavo più, raga. Io amo questo pennello del correttore di Kylie. Non lo trovavo più, ero super sad. Invece stava sul fondo del cassetto, ottimo. E veramente comodo anche per queste cose con gli ombretti. Ok, potente, potente. Dalla parte della low cost uso la cipria di Colourpop, la Pretty Natural, e vado ad applicare col pennello di Charlotte. Ma nei pennelli, raga, non c'entrano niente. E vado a pressare. Devo dire che la tonalità di questa cipria non sta bene con i colori che ho messo. Che dite? Leggermente qui. Diciamo che non vado pesante, te, ho capito. Questo colore non sta buono, questo colore. E di qua uso Charlotte Tilbury, che sta finendo. Però dovrei avere, ho quella di scorta. Qui, raga, mi dispiace, ma non ci è storia proprio totale, Charlotte. Mi dispiace dirvelo, ma... No, non è andata. Oh mio Dio, fra poco ricomincio a fare fuori. Inizio con i fixer velocemente. Charlotte contro Niacinamide di, no, Ceramide di Revolution. Quindi mi spruzzo. Ok, questa roba di Colourpop mi ha un po' destabilizzato. È molto carino questo. I have to say yes. Natural Bronze e Mario, quindi Rimmel e Mario l'uno contro l'altro, che non c'entrano assolutamente niente. Poi ho detto boh,
Va buono, proviamo. E quindi vado con Rimmel, prendo sempre Emanuela Biffoli. Che belli sti pennelli. E vado a picchiettare Rimmel con... Scelgo questa tipologia di pennello perché ho trovato il colore della cipria un po' squilibrato, quindi voglio qualcosa che dia proprio un tocco di calore ampio per togliere un po' il grigiume, così, ok? Proprio come direbbero i parrucchieri quando vi devono fare i colpi di sole. Una carezza di sole. Mi fanno crepare, no, vi giuro. E uguale per il bronzer di Mario vado pochissimo perché poi è super pigmentato. Ma non so se avete visto il video delle mie unpopular opinion. Devo anch'io ammettere che Mario alla fine non vive troppo nei... Cioè ha un po' di hype, ha avuto un po' di hype non sempre giustificato in tutti i prodotti, tipo quelli in crema, non pack che si rompe sempre. È una formula fattibile, ma non lo so. Mentre devo dire che i prodotti in crema io li uso spesso e volentieri e li trovo veramente molto performanti. Con tutto il bene a Rimmel è molto più omogeneo quello di Mario. Va detto quel che va detto, anche se lavoro con Rimmel, ma non c'è po' di... Qui sono molto felice, io vado col carico pesante. Mulac! Sì, mi metto Mulac nei costosi perché costa quasi 60 euro contro P. Louise 30 euro. E sono le palette di blush. Era anche un'occasione, diciamo, per far girare un po' i prodotti, utilizzare cose molto nuove. E penso che andrò a fare un misto. Sono veramente stupendi questi blush. Credo che mixerò questi due. Sucs. Loro due. Molto belli questi blush. Quindi mischio il primo, sono super pigmentati con un pizzico del secondo e vado a congiungere. Ho scelto una tonalità un pelo più calda ed è saturata per richiamare un po' il pigmento del blush di Elf, che era un po' un malva spento, ma aggiungendogli un tocco di colore. Questi occhi sono completamente diversi, ottimo. Aggiungendo quel tocco di colore per dargli una botta. Incredibile, se mi pare che P. Louise abbia tolto la dogana, io come dissi non sto più ordinando, però c'è in giro questa voce. Sono dei prodotti molto validi le palette di blush, in generale comunque P. Louise è un brand che mi piace assai, quindi faccio un misto fra questo, questo e questo. Comunque dicevo, P. Louise è un brand che a me piace molto. Sinceramente valgono. Anche Mulac spacca nel fare i blush. Questa palette è stravecchia come uscita, però devo dire che la qualità è veramente devastante. Secondo me qual è meglio a livello di blush? Forse Mulac. Trovo la perla, il pigmento un po' più raffinato. Ma voi direte, non cambia un cacchio dalla telecamera. Non è vero, dai, coraggio. Faccio le sopracciglia perché non avevo niente. Metto il mascara Socto e arrivo. Ultimo step. Per la matita labbra ho voluto fare una cosa full perché mi piace moltissimo questo colore di Mario Smoky Pink. Trovo che sia perfetto per il look e ve lo volevo far vedere. Ma volevo farvi vedere queste chicche che mi sono arrivate. Elf, i nuovissimi Glow Reviver Lip Oil Pink Quartz. E questi di Clarins che mi ha mandato il brand, che ringrazio moltissimo, che si chiama Pitaya. Quindi let's go con Elf, con il classico applicatore Jumbo. Io amo matita e gloss, amo, cioè lip oil, amo troppo. Leggero sapore mentolato con ingredienti idratanti e nutrienti, non volumizza chiaramente, solo un sapore di menta. E poi andiamo con Clarins, che devo dire, quello giallo mi fa impazzire, di stallina. Ah, Dio, il profumo è più buono questo. Cioè, io voglio queste lips, belle, juicy. Allora, intanto sono molto contento di trovare ancora il piacere nello sperimentare quei colori e devo dire che il risultato mi piace moltissimo, sebbene gli occhi non siano perfettamente uguali. Raga, succede, è normalissimo che avvenga questa cosa, non è da ammazzarsi, anzi, sti cavoli. E grosso problema ora, quale lato preferisco? Prima di rispondere, stoppate il video e scrivetemi nei commenti qual è la vostra opinione. Ora, flex un po'.
spero che abbiate risposto. Stoppate il video se non l'avete fatto, perché io voglio vedere che avete scritto. Allora, io vado subito. Primer, ormai non siete più, sti cavoli. Allora, no, palette. Allora, posso dire, non è venuto male questo da questo lato, solo che manca un po' di intensità. Quindi direi che preferisco Huda, anche se si è sfumato meglio paradossalmente lo shimmer. Rispetto, cioè questo di Huda è rimasto un pelo più grafico. Poi sicuramente magari è stata anche la mia mano, bla bla bla. No, sì, dai, si sta sfumando. Sì, vabbè, ho fatto quello di Huda un po' più grafico. Gradisco in questo caso. Il mascara assolutamente Essence. Il fondotinta, ragazzi, sono combattuto. Ti direi Saint Laurent, perché è leggermente meno visibile sui pori, ma anche quello di Max Factor è bellissimo. Correttore devo dire Kylie, perché è rimpolpante uguale ma leggermente più coprente, ma stupidaggini. Cipria Charlotte, anche se il color si è difesa bene. Bronzer Mario, blush non lo so, alla fine della fiera io trovo che siano bellissimi entrambi i lati. Forse quello di P. Louise è un po' troppo caldo in questo caso, ma a livello di texture sono molto belli entrambi, quindi personalmente la darei vinta vinta. Labbra tutti e due bellissimi. Forse Clarence sta meglio, cioè in realtà Elf sta bene col suo lato e Clarence sta bene col suo. Nulla, io devo dire che sono contento di aver fatto questo video. Mi piace come è uscito tutto, spero che sia piaciuto tantissimo anche a voi. Spero di leggere le vostre risposte nei commenti e vedere effettivamente chi ha azzeccato e chi non ha azzeccato. Io vi ringrazio come sempre per tutto. E allora, questo dovrebbe essere il video di lunedì. Non ho pubblicato settimana scorsa di mercoledì perché ero a Parigi, quindi ci vediamo mercoledì.